Giovedì 30 maggio. Paura la notte scorsa nel centro di Napoli, in via Pessina, per l'esplosione di un ordigno davanti a un bar. Secondo quanto accertato la polizia di Stato, lo scoppio questo è avvenuto alle 3:25 davanti allo Shelby Cafe, numero civico 75, allocato alla rottura dei finestrini di un'automobile e degli infissi del primo piano. Rintracciato il fratello del proprietario, cogestore del bar, che ha riferito agli agenti di polizia di non aver mai ricevuto minacce. Si stanno visionando le immagini delle telecamere, sia interne che esterne. Sono intervenuti sul posto alle volanti della questura di Napoli. Le indagini sono affidate alla squadra mobile. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le balconate coinvolte. Attimi di terrore per una donna di Pomigliano d'Arco, tenuta in ostaggio da quattro malviventi che le hanno svaligiato l'appartamento. L'episodio questa mattina all'alba, intorno alle 4:30, questo in contrada giovedì 30 maggio. Dalla prima ricostruzione effettuata grazie alle testimonianze rese dalla vittima, quattro uomini a volto coperto si sarebbero introdotti nell'appartamento della donna che vive da sola, immobilizzandola e legandola con un lenzuolo, per poi passare all'azione mettendo a soqquadro l'intera abitazione in cerca di denaro e preziosi. Preso il bottino, i quattro si sono immediatamente dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno soccorso la donna e i carabinieri che hanno avviato le indagini. Un'importante piazza di spaccio è stata sgominata dai carabinieri nell'ambito di un'operazione antidroga a Torre Annunziata. 11 le ordinanze cautelari eseguite, 3 in carcere, 5 domiciliari, 3 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP di Torre Annunziata. Le accuse contestate a vario titolo agli indagati sono traffico e spaccio di stupefacenti. Gli acquirenti contattavano i pusher per telefono e poi passavano a ritirare la droga sotto casa degli spacciatori. Uno squillo e la dose veniva lanciata dalla finestra o passata attraverso un buco nella zanzariera o attraverso uno spiraglio del portone di casa. Sola era sufficiente. Eccola qua, quella di maggio. Migliaia di pannelli solari rubati e rivenduti. Coinvolge anche la Campania, una vasta operazione dei carabinieri di Livorno che con il supporto dei comandi dell'arma territoriali hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Livorno a carico di 51 persone, tutte di nazionalità marocchina, nell'ambito di un'inchiesta della procura su una presunta organizzazione dedita a furti e successiva commercializzazione di pannelli solari. L'operazione riguarda 7 regioni italiane, tra Toscana, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Abruzzo ed Emilia-Romagna. Contestato il reato di associazione finalizzata al furto e alla commercializzazione dei pannelli solari. Sarebbe stato accertato un traffico di circa 8 milioni di euro. Venerdì di disagio oggi a Napoli in provincia per lo sciopero generale del trasporto pubblico indetto dal sindacato USB. Chiusa questa mattina la Circumflegrea, ritardi sulla Cumana, bus ANM a Singhiozzo, adesione del 20% tra i dipendenti di CTP. Regolari invece le metropolitane e le funicolari, ad eccezione della funicolare centrale che non sta effettuando fermate intermedie. I lavoratori dell'USB hanno sfilato per le strade di Napoli in un corteo partito da Piazza Matteotti. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato circa 650.000 euro individuati nelle casse di 7 società riconducibili a 19 broker, alcuni abusivi, accusati di aver collocato fideiussioni prive di copertura finanziaria prevalentemente a enti pubblici come ministeri, università, regioni e comuni. Gli indagati sono tutti accusati di abusivismo finanziario e tentata truffa ai danni dello Stato. Le indagini delle Fiamme Gialle avevano già fatto luce su un gruppo di società che tra il 2012 e il 2014 risultavano aver emesso migliaia di polizze fideiussorie fasulle per 250 milioni di euro. Amici, era questa belle. L'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. Stacco.